Buongiorno a tutti e bentornati sul nostro canale. Con l'avvicinarsi di Halloween abbiamo intenzione di presentarvi una ricetta simpatica quest'oggi. Le mummie di Wurster. Gli ingredienti sono circa 4-5 Wurster grandi, una confezione di pasta brisè. Ben inciso, con una confezione di pasta brisè più o meno si riescono a preparare dai 4 ai 5 Wurster grandi a seconda di quanto tagliate spesse le fette, dai 12 ai 15 chiodi di garofano e un uovo. Partiamo subito con la preparazione. Incidiamo da un lato il Wurster a metà e formeremo le gambe. Dopodiché dovremo fare due incisioni leggermente diagonali, più o meno simmetriche l'una dall'altra, partendo dall'alto, 2 cm dall'alto, e andando verso il basso, in maniera tale da formare le braccia. A questo punto prendiamo la nostra pasta brisè, la srotoliamo e la stendiamo. Andremo a creare delle strisce lunghe della larghezza di circa mezzo centimetro. A questo punto non ci resta che andare a bendare il nostro Wurster, dalle gambe alle braccia, il corpo ed infine la testa. Non vi preoccupate se non lo bendate perfettamente, perché comunque la pasta brisè si presta bene a essere anche lavorata una volta arrotolata intorno al Wurster. Abbiate cura solamente di lasciare, diciamo così, la faccia scoperta, quindi di mettere bene il cappellino, la parte sotto, in maniera da lasciare la faccia scoperta, perché andremo a disegnare gli occhi e la bocca con i chiodi di garofano. Ora non ci resta altro che dare una bella spennellata con l'uovo. Tempi di cottura. Cuoceremo i nostri Wurster per circa 20 minuti in un forno preriscaldato a 175-180 gradi. Quindi li metteremo su un piatto e li lasceremo raffreddare. Ed ecco qua a voi il risultato finale. Speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, quindi cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Buon appetito da Max e Cocco!